Aprire le porte a uno studio, a un laboratorio artistico che è quello di Vigliena e mostrare non tanto l'esito definitivo di uno spettacolo quanto il lavoro di officina, di bottega. Dopo il successo di Boemma Vigliena, nei laboratori artistici del San Carlo torna per il secondo anno consecutivo il progetto teatrale curato dal regista Francesco Saponaro. Si intitola Napoli East Side Stories, è uno spettacolo aperto a giovani attori, molti dei quali non professionisti e residenti nel quartiere orientale, che racconta storie di vita della periferia napoletana. Io ho costruito insieme ad alcuni giovani attori del territorio dei percorsi teatrali che si intersecano nel viaggio musicale usando dei testi non nati dichiaratamente per il teatro, a partire da lavoro letterario di due dei nostri più importanti scrittori, che sono Massimiliano Virgilio e Maurizio Braucci. Questi ragazzi, quasi 200, racconteranno le loro storie e canteranno, balleranno, sarà una cosa straordinaria, vita, arte e cultura. Lo sguardo su una Napoli anche caustica, feroce, ma che si riscatta attraverso il canto, attraverso la musica, attraverso la trasfigurazione che l'arte e il teatro portano in evidenza. La rappresentazione è in programma da domenica 7 a sabato 13 luglio negli spazi dell'ex fabbrica Cirio, che dal 2011 ospita i laboratori artistici e scenici del San Carlo. Abbiamo aperto nel 2011 questi meravigliosi laboratori, portando del lavoro sano e soprattutto l'alto artigianato in un quartiere tra i più difficili della nostra città. Adesso l'altra sfida che bisogna vincere in città è quella di avere una scuola del teatro, e perché no qua? Sarebbe bellissimo, quindi noi ci abbiamo scommesso su questo posto, siamo molto convinti che anche Napoli East o Est, visto che siamo a Napoli Est, Wide Stories avrà un grande successo, e questo è un viaggio che non si arresterà più, perché siamo convinti che questa città si libererà grazie alla cultura, sconfiggendo quella minoranza agguerrita di camorristi che vogliono invece opprimere la nostra città. La cultura è più forte del male, la vita è più forte della morte. L'accompagnamento musicale è affidato ai due cori dei San Carlini e ai giovani musicisti dell'orchestra Bonghi. Come sempre la musica è determinante per costruire il viaggio, e la musica dei cori, che quest'anno hanno lavorato sotto la direzione dei maestri Morelli e Rinaldi, a costruire due tipi di percorsi, uno più dichiaratamente pop, moderno, e un altro più dichiaratamente sacro.